Grazie Presidente, questo question time è relativo ad una notizia che circola nei quotidiani in questi giorni e che crea preoccupazione nel nostro Paese, ma che riguarda direttamente anche la nostra Regione. E la notizia ha a che fare appunto con l'abbattimento obbligato di tutti gli oltre 15 milioni di visoni in Danimarca, perché è stata riscontrata una mutazione del Covid all'interno di alcuni allevamenti, molto probabilmente trasmessa agli animali da custodi o operatori risultati a loro volta affetti dal virus e trasmesso poi da questi animali nuovamente all'uomo. Parliamo di 101 allevamenti infetti in Danimarca, a cui si aggiungono i 63 dell'Olanda. E il problema qual è? Ce lo spiega molto bene la LAV. Ad oggi tra Danimarca e Olanda sono documentati almeno 200 casi di persone malate di Covid che hanno lo stesso virus SARS-CoV-2 isolato nei visoni. Ciò significa che, poiché a seguito delle mutazioni avvenute proprio negli allevamenti di visoni, il virus è già presente in Europa con un genoma diverso dal virus originale e quindi anche l'efficacia del vaccino in via di sviluppo potrebbe essere a rischio. Alle condizioni quindi di sofferenza, di privazione della libertà a cui sono sottoposti questi animali, che ricordiamo essere una specie semiacquatica, obbligata invece dall'uomo a vivere in gabbie di pochi metri quadrati, in un ambiente innaturale, che porta a disfunzioni mentali, con animali che diventano aggressivi e si infliggono tra di loro gravi lesioni, prima di essere uccisi per soffocamento attraverso l'utilizzo di anidride carbonica o monossido di carbonio, e il tutto per la produzione di pellicce, una pratica crudele, barbara e incivile, che già solo per i motivi di cui sopra andrebbe abolita. Ecco, a tutto questo si aggiunge il rischio di diffusione di un virus mutato che potrebbe non rispondere più al vaccino che è in via di sperimentazione. E stando a quanto dicono le autorità danesi e il Centro Epidemiologico Europeo, in questi allevamenti si sono verificate ben 7 mutazioni del virus e una di queste sarebbe particolarmente preoccupante. L'OMS fa sapere che c'è anche l'Italia tra i paesi che hanno segnalato casi di positività negli allevamenti di visoni, dove attualmente vengono allevati circa 60.000 esemplari. E veniamo a noi. Perché in Emilia-Romagna si contano 2 allevamenti attivi in provincia di Ravenna e in provincia di Forlì-Cesena, oltre a quelli presenti nelle province di Brescia, Cremona, Padova, Venezia e L'Aquila. A Cremona sappiamo della positività riscontrata ad agosto di 2 visoni presenti in un allevamento, che conta 26.000 animali. Per questo, Assessore, le chiedo qual è la situazione nella nostra regione rispetto agli allevamenti citati e presenti sul nostro territorio, quindi se ci sono casi di positività, e se in questo contesto non ritenga di dover operare per la chiusura di questi allevamenti e di farsi portavoce presso il governo della medesima richiesta a livello nazionale, in considerazione, oltre che dei rischi della mutazione del virus, legati alla mutazione del virus, delle oggettive condizioni di sofferenza cui sono sottoposti i visoni, nonché delle finalità della produzione di pellicce, cui ovviamente può essere fatto fronte con soluzioni che non comportino il ricorso all'uccisione di animali. Cinini, al momento attuale non sono stati segnalati casi di Covid-19 nei 2 allevamenti di visoni presenti in Emilia-Romagna, nei comuni di Galeata e di Ravenna. Entrambi gli allevamenti sono sottoposti a sorveglianza da parte dei servizi veterinari dell'azienda ASL Romagna e hanno rilevato un buono stato sanitario degli animali e l'assenza di scostamenti nei livelli di mortalità rispetto agli anni precedenti. E l'attuale chiusura degli allevamenti sul nostro territorio e su quello nazionale, ovviamente, come lei sa, è di competenza del Ministero della Salute, nell'ottica delle strategie di sorveglianza e prevenzione. Ma siccome io sottoscrivo alla lettera tutte le parole che lei ha detto nella sua presentazione di questa interroga di questa question time, per quello che compete la mia attività di assessore alla sanità, nelle sedi opportune farò ovviamente rilevare come sia in qualche modo opportuno considerare la chiusura di questi allevamenti. Presidente, devo dire che sono piacevolmente sorpresa rispetto soprattutto alle ultime parole dell'assessore che riguardano la chiusura degli allevamenti. Sono state utilizzate parole come allevamenti controllati e monitorati. Io so però che in realtà non viene fatto uno screening su questi allevamenti e credo che insomma i campanelli di allarme ci sono già stati. E serve assolutamente prevenire scenari che io oggi non voglio neanche immaginare. Quindi è particolarmente importante tutelare la salute pubblica e per questo sarebbe opportuna ovviamente le chiusure di questi allevamenti e uno screening specifico, perché penso per esempio all'Olanda, che ha decretato la definitiva chiusura di tutti gli allevamenti di visone a partire dal 2021. Credo che il nostro paese dovrebbe allinearsi
con questa decisione. Naturalmente, appunto, il problema è quello della mutazione del virus, che però si aggiunge alle condizioni di detenzione e di barbarie che al giorno d'oggi non sono più accettabili. Quindi davvero io mi chiedo che cosa stiamo aspettando per chiudere questi allevamenti, ma in generale sugli allevamenti intensivi che, come dicevamo, sono sempre di più un rischio per la salute umana, oltre che esserlo per l'ambiente. Grazie. Grazie.